poi la gente ce l'ha contro gli agricoltori che lavorano. Guarda, guarda Gianni, questi sono i problemi seri, Gianni. Ma questo guasto è dovuto a che cosa? Alla grandine, Gianni. Sì, sì, cioè, sì, questi sì, acini sono stati tutti colpiti dalla grandine. Guarda Gianni, anche dall'altro lato, il tendone è pieno. Il tendone è pieno, Gianni. Devi dire agli amici che ce l'hanno con l'economia del paese. Guarda Gianni, guarda. E questo nonostante i teli, Vincenzo? Gianni, ed è entrato, le reti, cose. Guarda, guarda. Mm-hmm. Tu c'hai solo i teli qua? Le reti, certo, altrimenti. Cioè, sei proprio attrezzato del tutto eppure, Gianni, già, eppure il prodotto si è rovinato completamente. Guarda, Gianni. E l'ho svenduto, Gianni, Che devo fare? Ma svenduto in che senso? Ma non è che tu puoi averla venduta al mercato quest'uva? È recuperabile ancora quest'uva? No, Gianni, questa sì, selezionando, hai capito? Diciamo, grappolo per grappolo. Sì, ma questa è tutta quindi da marcia. Quindi qualcosa si è salvato, insomma. Sì, sì, Gianni, abbiamo quantificato quello che si è salvato, mica quello che è marcio. Quanti quintali stanno in questo tendone? Gianni, intorno... Sono 2334 piante, intorno, se tu vedi il carico del ceppo, no? Intorno ai 600 quintali. E che cosa si è rovinato? Guarda, più del 50%, Gianni, più del 50%. Quindi il 50% l'hai perso. E guarda, Gianni, vedi? Guarda, questo non è più commerciabile, perché poi a sflettarlo, a pulire questa madonna, li togli tutto questo qua. Guarda, come fai qua? Guarda, perché fra pulirla, Gianni, e il costo del mercato, non conviene commercializzare, Gianni, questo è tutto da macero. Vabbè, ma anche volendo pulire un grappolo del genere, che cosa pulisci? Quando io la devo vendere 30-40 centesimi e mi costa già 50 centesimi, perché qui ci vuole già un quarto d'ora per pulirla, Gianni. Un grappolo. E guarda, l'entità del guasto è enorme. Notevole. Ma possiamo vedere gli altri ceppi, gli altri pilari, è tutto così, Gianni, vedi? Guarda, ci spostiamo anche dalle altre parti, guarda. Guarda, è tutta nera, è diventata Red Globe, non è più Vitalia. Certo. Non c'è un grappolo che si salva, Gianni, guarda. Non c'è un grappolo che si salva. No, l'ha bombardato completamente. Sì, Gianni, ma... Ma questa zona è stata colpita in modo particolare. Sì, Gianni, qui stiamo vicino ai pressi del vallone Guidotti. Perfetto, a ridosso del vallone Guidotti. Probabilmente taglierai quella buona. Guasta la porterai ovviamente alla cantina, no? Al macero. E quanto sta? Al macero 8 centesimi. 8 centesimi. Però io devo tagliare, per guadagnarmi la mia giornata, devo fare 10 quintali, fra trattore, mezzi. L'impresa non vale la spesa, Gianni, purtroppo la devo togliere perché nel tirare il sermento quando devo potare l'ho tutto in faccia e quindi mi sporco e mi danneggio. Sei costretto comunque a tagliarla, a portarla a macero, 8 centesimi che siano. Perché, sì, quest'anno Gianni, come è andata anche male. Senti, Vince, ma nella zona, se è solo il tuo pezzo qui colpito in modo così drastico, Gianni, è un fenomeno diffuso? No, non è diffuso perché le altre hanno le fasce antigrande, hanno delle fasce qua. Hanno altre fasce, in modo che queste reti qua, c'è un gancio da sopra al telo, viene agganciato e quindi chiude i due teli? Sì, i teli rimangono così, è la rete che si unisce e si mette un altro gancio in mezzo per non far infiltrare quindi, tutta la grandine. In qualche modo si chiude anche questa luce non passa la grandine. Può passare, ma... Non a questo livello. No, a questo livello, Gianni, non a questo livello. Ma tu possiamo cambiare tutti i pilari che vogliamo, non c'è problema, Gianni. Ma guarda, come fai a pulirla, Gianni? Come fai a pulirla? Certo, come cavolo. Hai capito? Senti, Vince, ma l'uva che comunque può essere venduta, questa qua, per esempio. A questo punto, a quanto te la mettono? Gianni, loro... Quando riuscirai a venderla? No, Gianni, io l'ho venduta, Gianni. Dopo l'hai venduta? Sì, l'ho venduta, purtroppo la dovevo vendere, Gianni, e la dovevo vendere perché io di qua vivo. Questo è il mio prodotto che mi dà vita, a me, la mia famiglia e altri agricoltori rutilianesi. Però, ripeto, noi di qua, la comunità rutilianese vive prettamente dall'uva da tavola. Però quest'anno siamo proprio, Gianni, a zero. Devono sapere quelli della comunità europea quanto ci costa lavorare. E lavoreremo ancora, Gianni, senza soldi. Perché giustamente non possiamo abbandonare, perché Gianni è giovane ancora la vita, quindi non è che possiamo abbandonare tutto. Quanto è come un ettaro, cosa che hai qui? Questi sono esattamente 12.000 disperi metri, equivale
A un ettaro, sì, più di un ettaro, e cioè. Mezzo, e mezzo, Gianni, sì, sì. Ti dicevo, tu l'hai venduta, a sì. quanto hai venduta Gianni, quest'uva? Quella, allora, quella vendibile. Ora ti spiego, Gianni. 40 centesimi, 60 Gianni, centesimi, no, Gianni, 30 centesimi? Gianni, io, quando ognuno di noi fa una valutazione, diciamo, chi dice quanti quintali ci sono, 600 a 30 centesimi, 18.000 euro, invece io no, io faccio un altro tipo di discorso, dico, senti, io non so quando la stai commercializzando tu, io voglio X, abbiamo valutato, togliendo il marcio, 10 kg, io voglio X, se tu ci stai, ci stai. Quindi a quintale la stai vendendo o l'hai venduta? A blocco, Gianni, sì, perché Gianni non potevo, Gianni, perché tutti quanti andavano via, vedendo tutto questa immondizia, Gianni, mi abbandonavano tutti, cioè inutile, dicevo, vince. E questa a me, sai, mettere la squadra qua mi costa, giustamente l'impresa, in base ai prezzi oggi che ci sono sul mercato, perché queste catene di distribuzione finalmente ci hanno rotto proprio le scatole, non voglio, perché la gente veramente sta male. Io mi auguro che tutti coloro, sia la regione, sia la Comunità Europea, sia riconoscano il governo, lo stato di calamità, perché Gianni, ora ti spiego, la calamità non è altro che lo slittamento dei pagamenti, però l'anno prossimo, fra 2 anni, saranno pagati. Io voglio che bisogna sostenere gli agricoltori in money, perché giustamente... Cioè, praticamente speri in un risarcimento del danno? Di danni, Gianni, sì. Perché quindi soldi sostanzialmente? Bravo, soldi, che la Regione Puglia ha detto di fare le polizze, che poi le polizze, il 50% dicono che le pagano loro, e il 50% è il produttore, o meglio, l'imprenditore agricolo, però realmente questo non avviene. È un peccato, perché l'uva, quella che si è salvata, è bella, insomma, Gianni, ce l'hai, proprio uno spettacolo. Gianni, sta tutto legato, Gianni, tutto legato. No, guarda qui che spettacolo, guarda. Hai capito, Gianni? Guarda. Poi il Signore me la dà l'uva, ringrazio il Signore. Guarda, qui ci sono più di 30 kg a ceppe, però... Che cosa, fino a questo momento, sì, sul piano della gestione dell'impianto, che cosa hai speso? Gianni, ti devo dire una cosa, qui se ne vanno, che devo dire, Gianni, fra, iniziamo dall'attuale retail, chiudere le reti, potare, tirare tutto, fitofarm, trattamenti, arature. Gianni, a Vignale statisticamente se ne vanno dai 10-12.000 euro, Gianni. A Vignale. Un ettaro, Gianni, viene, sì, più come spesa rispetto a un vignale. Sì, certo, Gianni, sì, sono i 10.000 metri, ma la puoi girare tutto. Quindi siamo intorno ai 15.000 euro di spese di conduzione, Gianni, sotto sopra, Gianni, perché ora ti spiego, Gianni. Io non voglio, ripeto, fare pubblicità stupide, perché noi non è che veniamo qua, abbiamo finito le nostre 7 ore e andiamo via. Gianni, qui abbandoniamo la nostra famiglia, abbandoniamo l'essere maschio, che è molto importante, Gianni, perché poi... No, Gianni, non voglio, perché Gianni qui è dalla mattina... Cioè si trascura la famiglia, per il lavoro. No, per questo prodotto, Gianni, alla fine... Cioè poi, la campagna, il lavoro in campagna, sì, praticamente assorbe tutto il tempo... Non è presente, non perché non vuole essere presente sul territorio, sui disagi che succedono nel nostro paese, perché non hanno il tempo di riflettere, perché loro investono su questo prodotto, e dalla mattina alla sera hanno la testa là e... Non guardano più a nessuno, perché quando vedono questo vanno distrutti a casa. E ti posso dire una cosa, fra veleni, noi prendiamo tutto, Gianni, e nessuno ci riconosce. Qui ci devono dare a noi, Gianni, a noi agricoltori, perché noi siamo veramente l'economia mondiale, Gianni. Perché noi, con tutti questi trattori che compriamo, e non solo, teli, ferro, pali, facciamo vivere il mondo, Gianni. E ripeto, certo, io lo dico, non voglio essere sempre... C'è un indotto straordinario sul lavoro agricolo, sì, soprattutto con questo, sì, tipo, Gianni, di impianti. E tutti quanti ci chiamano terroni, noi siamo il sole, Gianni, noi facciamo girare loro intorno al nostro sole, noi non siamo la terra, loro sono, però loro vivono, Vincenzo, grazie a noi, Gianni. Ok, però c'è, cioè, chiaro, Rutigliano è si risaputo, ma non solo Rutigliano, perché è un paese noi facciamo basato, lavorare, no, Gianni, basato sull'agricoltura, ai politici dell'alto, Roma e Bruxelles, che noi realmente siamo più forti, cioè facciamo lavorare più gente della Fiat, Gianni, realmente, Gianni,
vengono da tutti i paesi, magari solo i limitrofi, Gianni, vengono da Taranto. Tu quante persone, diciamo, mediamente in un anno riesci a far lavorare qui in questo Gianni, non sono questo io, impianto? Non sono io, Gianni, qui è mio suocero, Gianni, è mio suocero. Ah, questo è di tuo suocero, sì, non sì, è? Questi due aree sono il mio suocero, quindi voglio dirti, Gianni, facciamo lavorare tanta gente, Gianni, anche tanti studenti, lo devo dire ad alta voce, tanti studenti che giustamente con dei voucher facciamo di tutto per poterli assicurare in modo che non si facciano male, perché nella vita non si sa, posso inciampare, non si sa mai, anche per quanto riguarda i discorsi quindi di anche le assunzioni perché, Gianni, le fate con tutti i crismi, cioè sì, tutto sì, assicurato Gianni, sì, sì, Gianni, se tu vedi anche i teli, Gianni, non sono stati perforati, però ci sono stati già, diciamo, sopra, non ho una scala per farti vedere, no? Sì, questi li abbiamo comprati quest'anno, esattamente. Quindi non hai avuto, tuo suocero non ha avuto danni alla struttura, diciamo, alle strutture. No, però, i danni l'ha avuto al prodotto soltanto. Sì, sì, però se sali sulla scala, i teli che abbiamo comprato a luglio, che lo devo dire, se tu vedi, sono stati tutti immaccati, anche i nostri teli. Se non però hanno, non perforati. Non perforati, Gianni, non perforati. Ma hanno questo, risentito, sì, ma no, non Gianni, si sono rotti. Ma questo perché abbiamo la rete sotto, Gianni. Uh-huh. Perché se non c'era la rete, Gianni, non c'era la rete, li perforava, Gianni, li perforava. Perché la rete ha sostenuto il telo, sì, altrimenti sarebbe perforato senza problemi. Gianni. Avreste avuto molto più danni. Sì, prendi un pilastro, prendi l'altro, è tutta marcia. No, è evidente, cioè, è terribile. Io non ho mai visto un tendone così. Gianni, ammaccato. Io all'inizio non ho voluto denunciare questo perché in qualità di consigliere dice tutto tu. Anch'io sono un essere normale, sei e mortale. Sei consigliere comunale, ma non significa che tu non sia, sì, non sì, sia un produttore, un lavoratore. Bravo, bravo, bravo. Diciamo, si può dire che a Rutigliano dal 7 ottobre in campagna la situazione è grosso modo quella che stiamo vedendo Gianni, no. C'è chi quindi ci sono zone che si sono in qualche modo, Gianni, salvate dalla grande. Dire, un'altra area di tendone che sta accanto non è stata proprio invasa perché aveva delle reti con più stretti. Quindi voglio dire, la grandine anche lì ha fatto, solo che erano più coperti, diciamo. Più coperti, Gianni, più tutelati sul piano delle strutture. Questo è il punto più alto di Rutigliano, Gianni. Questo è il punto più alto di Rutigliano. Come si chiama questa contrada? Questo è Pantoscia. Quasi al confine con Casa Massima, Gianni. Sì. Rispetto. Questo è ancora il tendone di tuo suocero? Sì. Questo e l'altro. Sono due, Gianni. Uno è questo e l'altro è sul davanti, Gianni. Sì, sì. Siamo sulla strada dove l'acquedotto sta facendo passare il tubo di scarico delle acque di Casa Massima. Sì, sì, certo, certo, Gianni. Ci possiamo affacciare qua al confine, Gianni? Ti faccio vedere la struttura, Gianni. Per farti capire. Anche nei filari esterni, quindi, non sono stati toccati qua. Gianni, vedi? C'è un gancio, Gianni. Qui, vedi? Ha avuto qualche accenno perché non ha messo il gancio in mezzo. Vedi il gancio, lui ce l'ha, le reti ce l'ha da sopra i teli. Ah, ho capito, capito. Capito, Gianni? Quindi questo tendone, come si vede, si è salvato in qualche modo. No, Gianni, è salvo, Gianni. La vedi, qualche accenno è arrivato, Gianni, guarda. Guarda, sì. Gianni, ma perché non ha il gancio in mezzo? Ho capito. Però, diciamo, il prodotto è salvo, però, Gianni. Grosso modo, insomma. Lo possiamo vedere anche negli altri pilari. Sta decisamente meglio della tua, Sì, Gianni. Sì, purtroppo, Gianni, non ci posso fare niente, già. Hai capito? Ogni anno. E quindi ci vuole poco a fare questo sistema, perché non l'avete fatto voi di là? Gianni, ora ti spiego. Io, per fare maturare il legname, no? Cioè, io ho lasciato prima le reti sotto, no? L'ho fatto maturare il legname, altrimenti l'anno prossimo, vedi? Questo verde, Gianni, questo verde qua, l'anno prossimo non ti porterà niente se tu poti qua, capito? Allora, e il legname deve essere maturo per poter potare e l'anno prossimo ti porta. Hai visto la differenza di qua e a me, la differenza di quanti chili in più? Accetto, però perché io faccio maturare, Gianni, ogni anno io poi questi qua li chiudo, Gianni, li chiudo,
fino ad agosto e poi li apro ad agosto, in modo perché per far entrare il sole, anche perché quest'anno non c'è stato proprio sole, già solo lascio quei due giorni per agosto, ma realmente l'estate quest'anno c'è stato. Adesso tutto ottobre ci ha tolto i capelli per quando ha fatto il caldo, è arrivato quasi a 37 gradi la temperatura. Insomma, il mese abbiamo avuto l'estate ad ottobre, un paio di giorni, mica tanto. Anche per l'uva, perché quando è caldo a ottobre, Gianni, l'uva si guasta. Certo. Non ti vuole far vedere anche il cerchietto, Gianni. La molta pioggia che c'è stata in questi ultimi giorni, c'è stato anche il cerchietto, diciamo, su quindi adesso quando piove, semplicemente piove, fa danni perché l'acqua in questo Gianni, momento non ci vuole. Non ci vuole, ma non perché non ci vuole, Gianni, adesso arrivano le bombe d'acqua, sarebbe in 5 minuti ti fa l'acqua di un mese, capito? Purtroppo Gianni, è il Signore che comanda, noi sì ci adeguiamo, però è tutto il Signore che comanda.